Eccoci qua, l'incontro che vi andiamo a proporre, che è il primo incontro del tabellone dei nazionali, è tra Paolo Spadaro e David Martinelli. Qui accanto a me al commento, un caro amico, il campione del mondo, Matteo Qualemi. Buonasera Matteo. Buonasera, buonasera a tutti. Ti ho chiamato al commento anche perché c'è un tuo grande idolo, perché per te Martinelli so che è un idolo, quindi sicuramente ti farà piacere commentare le gesta del Ponte de Rese. Certo. Quindi partita veramente interessante quella tra Paolo Spadaro, il messinese trapiantato un po' da tanti anni a Torino. Tanto Martinelli si presenta così, con questo sfascio di terza da 13 punti. Non male. Ottima partenza. Se il buongiorno si vede al mattino, direi Ne che vedremo delle belle. ne vedremo davvero delle belle. Dicevo, quindi Paolo Spadaro, messinese trapiantato da molti anni a Torino, e Torino gli ha fatto davvero bene per la sua crescita biliardistica. Ed è impegnato contro il pluricampione sia europeo sia del mondo, David Martinelli, campione europeo nel 1996 in quel di Ferrara. E campione del mondo nel 1998, quindi due titoli importanti e una classe cristallina, quella del toscano. Un'altra conclusione frontale subito per David Martinelli, che questa volta gioca la sventaglina, passa molto vicino al castello con la propria biglia e riesce però anche a riquadrare le biglie. Matteo, un bel pronostico. Pronostico è 50 e 50, sono partite sempre incerte. Spadaro è un giocatore in crescita costante, secondo me, da diversi anni. Tanto, David, conclusione che pregevole c'è di da dire Spadaro. poco di David, penso. Davide non ha bisogno Se di molte presentazioni. gioca al suo livello è dura per chiunque. E però purtroppo, ripeto, in queste partite non è sempre facile esprimersi nel migliore dei modi. Certo, noi toscani ci auguriamo davvero che David Martinelli torni nella categoria di appartenenza. Purtroppo per lui l'altro anno, intanto mi fermo un attimo per gustarmi questa esecuzione al volo di Martinelli, che diminuisce la forza, fa fare un'angola alla biglia di Spadaro, realizza 4 punti. Non penso che abbia coperto, quindi può battere un giro Spadaro. Gioca davvero bene, realizza 4 punti, Sì, appoggia la sua biglia addirittura alla sponda lunga. anche se credo che ci sia stato un impatto un po' Un po' non pulito, curioso. penso sia un inzuccamento. Per quello che ha rallentato tanto Il la. giro si è chiuso troppo per andare in quella posizione con la bianca, cioè se andando lì non poteva fare il giro stretto, secondo me. Di schiaffo Martinelli cerca un'uscita che gli può portare una difesa quasi occhiale, ma forse leggermente timida di forza. Si tratta veramente di poco. Infatti Spadaro si sta abbassando per vedere che quantità vede. Alla fine penso che sia rimasto dentro perché si dirige verso la corta in alto. La fonda di tutto effetto. Quindi la porterà giù. Prende piena. Obiettivo fine raggiunto, quello di portare vicino alla buca la biglia di Martinelli, anche se Davide qui la può attaccare perché ci può mettere sotto la stecca per un traversino, Matteo. Sì, decisamente. Credo che giocherà il traversino. Poi la mole e l'altezza di Martinelli, diciamo, non gli danno tante difficoltà sulle conclusioni sotto sponda. Addirittura Anche pallino da 4. va a prendersi anche la bellissima carambola di pallino. 12 punti per lui, direi che è davvero un bel inizio per il campione di Pontedera, 33 a 14. Ti dicevo, tutti noi toscani ci auguriamo che Davide torni nella propria categoria di appartenenza dopo l'altra stagione, quella passata, che è stata un po' piena di
di problemi agonistici per Davide non ha saputo esprimersi ai suoi livelli nella Sicuramente, BTP. anche se adesso Nicola, la categoria di vertice secondo me viene rappresentata benissimo da entrambe le categorie, dai nazionali professionisti e da nazionali, perché Anche perché ci è già sono un dei. livello altissimo. Perché adesso la categoria nazionale si foggia di nomi, insomma, quali Certo. Cavazzana, Giachetti, Martinelli. Steccaccia. Qui un piccolo errore di Martinelli che fa steccaccia, si è spostato tanto. Ah sì, vedi. Tanto, L'ha caricata troppo d'effetto. sì. Alla fine penso che giocasse il gancio dalla lunga a fare il Giocavo. girone. Eh sì, sicuramente. Via libera per Spadaro, che può sfruttare questa occasione per ridurre lo svantaggio che è di. 14 punti. Realizza 14 e si mette a solo un pallino da Martinelli, quindi tutto da rifare per il campione di Pontedera. Però subito qua un'altra bella occasione. Ha impattato il pallino tanto da lasciare uno sfondabiglia. Pallino da 4 quasi assicurato per Martinelli. a 30 il parziale. E qui alla fine fa Guarda. una cosa stradifficile. Ah sì. Passa di fianco al pallino e realizza solo 2 punti sullo stretto. E poi non so se forse con questo tipo di forza non riesce Spadaro a giocare il 3 dalla lunga. Però È obbligato a altrimenti sbattere poteva pagare anche anche la Steola. l'eventuale Steolo, sì. Bricolla per Spadaro sullo stretto per andarsi a trovare una buona difesa centrale e ci riesce abbastanza bene. Adesso Garuffa per David, che aveva preso subito un buon margine e quella steccaccia, abbastanza inusuale vedere un errore del genere, che però può capitare anche da tanti fattori, quali anche l'umidità, non solo il fatto di spostarsi, ma anche un po' d'umidità. Certo. Leggermente corto Davide, forse può giocare un traversino d'effetto rovescio Spadaro. Infatti mi sembra orientato verso questo tipo di conclusione. Forse leggermente corto, Matteo. Ma più che altro secondo me l'ha presa grossa. Credo abbia giocato i punti di prima, ha preso il 2 di prima, insomma, ha preso 4. Quindi doveva portare la bianca nell'altro Nell'altro settore. settore forse c'è anche un errore, diciamo, cioè se ha giocato così forse anche un, direi tecnico, nel senso che ha colpito la sua biglia un po' alta, ha preso una rotazione, diciamo, quasi un colpo in testa, e quindi questo non favorisce sicuramente a portarla nell'altro settore, ecco. Qui gioca veramente in maniera ottimale questo spondapalla che non era per sempre per niente semplice. Spondapalla in testa, realizza 4 punti Martinelli. Si porta a 39. O forse già voleva, parlo sempre del tiro di Spadaro, voleva giocarla di seconda, cioè la grossa, a portarla ad effetto, E perché allora gli è partita un po' timida. con quel tipo di steccata, forse sì, era più consono a questa soluzione, diciamo. Cerca l'ingresso in questa bricolla, non ci riesce Spadaro, quindi lascia un giro mano sul panno con le biglie a poco più di 1 metro per Martinelli, che molto probabilmente lo giocherà a rimanere sulla lunga o scorrente, Di Matteo. seguito sicuramente, scorrente. E anche qui non un bellissimo impatto delle biglie. Ho sentito un Sì, rumore un po' strano. decisamente. Fa una ottima difesa, Martinelli costringe solo la divisione Spadaro, però poteva fare tanto più male al giocatore di Torino. Buono il disimpegno di Spadaro sulla grossa. Anche Qua era difficile far meglio. Ottima se difesa. l'avesse fatta un po' peggio sarebbe stato meglio, perché forse Martinelli Qua è neutra, Nicola. Cioè, la non garuffa forse ha c'è la ancora, ma garuffa. non è ideale, insomma, Deve credo. tornare un po' indietro. Conclusione delicata questa per Martinelli, che si trova avanti 5 punti.
e si prende il giusto tempo. Alla fine vedi, decide di andare al volo, l'avevi vista bene. Prende una porzione non felicissima, ma anche qua l'impatto non è stato dei migliori. È anche sfortunato perché se vede la lunga, Squadaro È dura. Può può giocare uno striscio. esserci, ma se c'è è veramente difficile. Gioca un giro. Giro. Leggermente largo, trova solo il birillo esterno, 2 punti. 39-34. Garuffa adesso per Martinelli dalla lunga di sinistra. Quella precedente l'ha sbagliata sul largo. Vediamo se si corregge. Si mantiene sullo stretto per difendere. La Qui un'altra stecca di nuovo. steccaccia. Qui allora Stecca di c'è nuovo. che qualcosa che non quadra È un problemino di sul cuoietto cuoietto. forse. Sì, perché sa, A me una una volta è capitata una roba terribile in questo senso. Cioè praticamente ero a fare la gara e ho dimenticato la stecca in macchina, no? Quindi il giorno dopo dovevo fare la gara. Prendo la stecca e il cuoietto praticamente era triplicato in altezza. Aveva preso l'umidità, era diventata altissimo, cioè una roba tipo, non so, 6 mm, una roba assurda. si era gonfiato. Sì, gonfiato. E quindi non sapevo come fare, avevo solo un puntale, mi sono messo Giustamente. lì a grattare e comunque ho avuto dei problemi in tutta la gara perché ormai era andato. Ci credo. Una sensazione non tanto piacevole. Mi Si immagino. perde un po'. Si perde un po' di lucidità in quei Direi. frangenti, eh. Direi. Solamente che è un piccolo regalo di Spadaro che non sfrutta la biglia libera, realizza solo 2 punti. Nella successiva conclusione frontale Martinelli realizza 8, anche se lascia le due biglie nel medesimo settore e offre il fianco a una conclusione di filotta incrociare. Addirittura penso che abbia fatto anche pallino e ha incrociato lo stesso. 14 punti per Spadaro, si mette a 54 per avere conferma. Aspetto il punteggio dell'arbitro per vedere se ha fatto anche il pallino da 4. Un attimo di attesa, non l'ha fatto il pallino da 4, mi sembrava l'avesse sfiorato. È una bella differenza perché si mette a 50. Adesso sponda palla per Martinelli. Lo prende al Questo è cuore perfetto. Martinelli. 6 punti, 53 a 54. Alla fine con 2 errori di Martinelli è diventato lo stesso un bel set, molto combattuto. Garuffa adesso per Spadaro. Entra troppo, vediamo se trova una difesa centrale, se le due biglie si avvicinano verso la mezzeria del tavolo. Eh sì. La trova anche bene. Questa di difficile uscita per Martinelli. Si va di Garuffa, Matteo. Direi, non vedo altra soluzione. Al volo è troppo rischioso No, più che andare altro una posizione a che non che si c'è, se si salva va. male, molto male. Ah, la garuffa più era Aumentato la forza, si è mantenuto sullo stretto. Una posizione piuttosto normale, diciamo, cioè normalmente in quella posizione lì si gioca. E qui bisogna vedere se Spadaro ha l'opportunità di giocare questo angolo. Ne manca 10. Gioca questo angolo, prende lo spicchio della corta. E qui bisogna vedere la forza dove arriva la Eh sì. Eh gialla. Mi sembra timida di forza. Addirittura sì. per Martinelli sarebbe stato meglio forse se avesse realizzato il 2, almeno avrebbe messo comodamente la stecca, anche se avesse avuto un birillo in meno del castello, ma avrebbe precisato sicuramente meglio il filotto. Deve inclinare un po' la stecca per evitare il contatto col birillo.
Martinelli, vediamo se la sviluppa di terza. Di terza c'è. Martinelli si aggiudica il primo set con questa raddrizzata. 1-0 Martinelli. Un po' di disappunto per Spadaro che è rimasto corto su quell'angolo. Poteva fare davvero molta differenza. Addirittura poteva far partita se non sbaglio perché aveva 50. Eh sì, se faceva il brillo Sì. rosso da solo, però insomma anche fare un 6 o un 4 Certo, la partita era più per lui era, sicuramente. diventava più verso il Piemonte la partita. Certo, purtroppo la posizione, diciamo, non era un angolo bello E e poi le quindi biglie erano lontane. l'errore che ha fatto è un errore che ci sta, nel senso che non poteva permettersi di passare il castello di tanto, altrimenti sarebbe rimasto fuori, Di no? disfaccio Quindi dall'altra è. parte, quindi comprensibile l'errore Sì, sì, sì. di Spadaro. E oltretutto c'era distanza notevole tra le due biglie, quindi azzeccare la forza di Era difficile, arrivare a certo. toccare la buona, prendere lo spicchio di corta giusto e Certo, era passare il tutto. castello di misura. Erano tutti coefficienti alti di difficoltà che, insomma, tutti insieme rendevano il tiro davvero difficile. Giocarlo forte di prima intenzione con quel pallino dell'angolo, Ma Matteo. sai, è una scelta, Nicola. Forte in quella posizione, la rimanenza Non non poteva esiste, farla. certo. 10 punti sono tanti. Fare Quindi. rosso e pallino da 4, non so Sì. neanche se c'era la proporzione. Certo. Sicuramente Spadaro, che era sul biliardo, avendo avuto come maestro un campione come Arturo Arbitro, sicuramente l'ha vista meglio di noi. Non sfrutta subito la prima occasione Martinelli, gli aveva lasciato Spadaro, realizza solo 5 punti e si espone a questo sfaccio. Vediamo come gestisce questo impatto sul pallino Spadaro, se se l'andrà a cercare. Il pallino non lo realizza, non realizza neanche il filotto, realizza solo i due birilli esterni al castello. 4 punti, direi che Martinelli può tirare un bel sospiro di sollievo, gli poteva fare tanto più male. Con quelle doti di colpitura di Spadaro sono davvero, davvero notevoli, anche se fino adesso ce l'ha fatta vedere solo in un paio di occasioni. Filotto di seconda per Martinelli, le Bello. 3 passate di Martinelli. Questa conclusione di 3 passate un po' Martinelli gliel'hai rubata te, Matteo, Ah, sai, è una conclusione che mi piace a 5 birilli. I 3 passaggi, bene o male, anche in caso d'errore, cioè la difficoltà che lasci all'avversario è diversa rispetto ai 3,5, no? Se esci di 3,5 l'avversario batte sempre mano sul panno. È una conclusione che hai Tre rubato un po' a passate. tutti i toscani, sì, a Sì, Martinelli anche un altro che lo soprattutto a batte Carlo, benissimo, un anche altro, Carlo. sì, Carlo, che ormai io l'annovero tra i toscani, anche se toscano solo d'adozione, dopo Certo. aver girato 20 anni in Sicilia, aver vissuto 20 anni in Sicilia e 20 anni in Piemonte, poi anche Giachetti è Sì, un sì, sì. bello specialista delle 3 passate. Spadaro scava poco il colpo, la prende scarsa. Buon per lui che va a prendersi questo pallino da 4 che gli Sì. fa tanto tanto gioco. Eclisse totale per Martinelli che dovrà andare sulla sponda corta in E basso. qui è interessante vedere come sceglierà di giocare. Ci sono diverse soluzioni, secondo me. Se cercherà un pallino da 4 in finezza, Di 2 o di 1, Matteo? se sceglierà d'effetto a tenere o d'effetto buono per un eventuale. La carica di mezzo colpo, guarda Matteo. Ah, sì.
Alla fine si è disinteressato abbastanza del Sì, pallino. ha cercato di ricreare l'angolazione più possibile vicina alla biglia piena per fare punti. Creato praticamente un traversino. Eh sì. Qui giro di Spadaro. Lo fa largo. Però diciamo che la conclusione partiva impostato tanto largo. Ritorna al centro con entrambe le biglie. Si disimpegna bene anche se non marca punti Spadaro. Che altro trova una buona difesa che Martinelli attaccherà mutuamente con una candela di vidro, anche se è un tiro molto rischioso, no? Decide di andare sulla lunga. Quindi Scegliere di una da questa parte. a prenderla di sotto diminuendo la forza Eh sì. Matteo. Presa troppo scarsa, però chiaramente bisognava E di lì. prenderla di sotto. Certo, però dalla parte opposta aveva il pericolo del pallino perché prendendola di sfaccio poteva marcare 4, però ci arrivava forte su questo pallino, quindi era rischioso. Ha scelto di cercare di difendersi dal lato opposto. Faccio far passare prima la buona, scambia davvero con il brivido, solo 2 punti per lui. Qui a 10. Ruffa per Martinelli, entra poco e forse è un po' È abbondante di lungo. forza. Ma più che abbondante, Nicola ha cercato di Di portarla in zona portarla in pallino. È fondo. entrato poco. Ha Una quantità giocato scarsa e quindi. consapevolmente questa forza. Giro ben giocato. 4 punti a ringaruffare, qui vediamo inquadrata anche se ce l'ha oscura poi Spadaro, l'ha inquadrata la moglie di Martinelli, la vedremo dopo che è lì accanto al marito, a gestire le gesta del marito, inquadrato Martinelli, 3 sponde di calcio, leggermente sullo stretto. E qui non trova una copertura. Però un giro impegnativo adesso per Spadaro, Matteo. Sì, sicuramente. Poi forse sceglierà di giocare di seguito perché anche facendolo largo potrebbe trovare un'ottima difesa col pallino. Mi sa che questi impatti su questi giri sono un po' curiosi e. Eh sì, gli è montato un filo addosso, Nicola. Brutto, Sì, però ho risentito un altro rumore non eh? bello. Questo era impostato tanto largo, Sì. eh. E Ma si è. stretto non ci avrei scommesso un Esatto. centesimo. Sfascio per Martinelli che va nel cuore del castello in prima passata. Tre Questa è bella. passate e mezzo. Vediamo la forza della bianca sui birilli. Dove arriva, si mette subito sotto al birillo del 2. Capolavoro replay per questo sfaccio di Martinelli. Guardate che bella conclusione questa di Martinelli. Filotto di prima, la sua lunga, lunga, lunga è un pezzettino sulla corta. Qui la sfaccia Spadaro. Vediamola dall'alto per vedere se Martinelli ha l'occasione di battere uno sfaccio. È al limite, però mi sa che lo tira. L'ha tirato dalla palla grossa, deve evitare il rimpallo, che era quello cui c'era molto pericolo. Sì. Angolo per Spadaro. Madonna, adesso
sul largo Spadaro. Questa è una brutta posizione, vediamo. Vediamo come la interpreta Martinelli. Gioca uno striscio largo o un giro larghissimo. Sì, era una posizione brutta. Era brutta anche il passaggio difensivo. Sì, proporzione proprio difficile da ricreare. Angolo di Spadaro, 4 punti. Direi ben giocata questa conclusione. Vediamola qui, la moglie di Martinelli, Nicole, che sta seguendo con un po' di patema d'animo le gesta del marito, anche se si è aggiudicato il primo set. 2-3 per Martinelli. È uscito, penso. Credo che Spadaro veda Pilea. Sì, anche se entrambe sono entrambe a sponda, e quindi la difficoltà. Poi mi stupirei tirasse un girone più forte. No, cercavo un pallino da tre o una parificazione, qualcosa. Ecco. Alla fine, guarda, gli gira dietro. Sì. Pallino da quattro, però non mi è piaciuto molto, sinceramente. Non lascia un granché, credo. 23 pari. 23 qui sarà interessante pari. La scelta di Martinelli. Eh sì, qui c'è tutto e niente. Tutto un pallino da tre di sponda palla e parificata. Tutto nel senso che si può pensare miriadi di soluzioni. Martinelli poi è abbastanza fantasioso, sì, che sicuramente una bella scelta ce la regalerà. Ha scelto un gancio. Guarda, non è stato neanche fortunato, perché è andato a braccetto con la sua biglia insieme al pallino. Si sono posizionate proprio nel modo peggiore per perdere una steola, direi, perché basta toccare biglia. Anche se qui se la complica tanto. Ecco, vabbè, dopo questa non parlo più, Nicola. No, ha detto una steola facilissima. Cioè, no. Sinceramente, pensare ad un errore così è... Era difficile pensarlo, anche perché non ho capito perché è andato a battere tutto quell'effetto buono che te la sputa sulla sponda, no, te la fa prendere scarsa. Non c'era bisogno, assolutamente. Bastava spingerla in avanti. Il Martinelli va vicino un po' a tutto. Probabilmente è andato troppo sicuro di farla. L'unica spiegazione è questa, sì. Perché... stato un po' con un po' di sufficienza, sicuramente. Rimane addirittura lungo, quindi sfaccio per si è chinato per riguardare bene se c'è al limite, Nicola. No, penso che abbia già desistito nel fatto di tirare lo sfaccio. Pallino da tre a scappar via con la sua. Timida di forza. Vediamo se passa almeno la mezzeria per non lasciare traversino. Ma anche qua, più che timida, non era una bella proporzione, secondo me. Perché per scendere con la sua, cioè, doveva tirare una pallino, bella, insomma, da tirare una bella botta. E qui lo gioca magistralmente questo giro Martinelli. 8 punti. Questo è il replay, se lo merita tutto. Realizza tre birilli, un'ottima difesa diagonale. Sponda palla per Spadaro, ancora nel cuore del castello, 6 punti. E adesso è migliorato anche il feeling dei due giocatori con il tavolo. Ci stanno regalando delle buone conclusioni.
35-34 per Spadaro, che con quello spondapalla è ripassato avanti, si va a braccetto in questo secondo set, combattuto come l'è stato combattuto il primo. Garuffa per Spadaro. Aspetta un attimo per il replay, perché qui Martinelli è un'occasione davvero importante, perché è un punto. Posizione delicata è questa, Nicola. Eh sì, ritorniamo un attimo sul biadato, perché dobbiamo studiare anche noi la posizione del Sceglie pallino. traversino, credo. Qui è rimpallato. Eh sì. Rimpallato perché si è aperta troppo la traiettoria della biglia bianca. Sai, la difficoltà era anche il fatto di... Io credo abbia scelto di non fare pallino. Lunga corta di evitare il 4, no? Sì. E lì se sbaglio un attimo la quantità c'è da fare un disastro, Eh sì, eh. E alla quindi fine. forse si è tenuto un po' sulla grossa e il rimpallo è dovuto proprio a questo, perché se la prende fine arriva su pallino a 100 all'ora e quindi... Non si può sapere Era quello che può una succedere. posizione brutta. Era difficile. Alla fine Spadaro aveva lasciato questo traversino, ma era pieno di insidie. 4 punti per lui, 39 a 34 sulla conclusione a springere. C'è anche all'ingresso di due Martinelli. Qui con un po' di fortuna si porta a casa un 2, ma non riesce a riquadrare difensivamente il tiro. Adesso un'occasione d'oro per Spadaro, che può giocare filotto e pallino da 4 a incrociare. Nel tiro, secondo me, del 7. Fa filotto di seconda. Fa 10 punti, non realizza il pallino da 4, però ci si mette davanti. Non lo so se Martinelli qui avrà lo spazio di manovra per un angolo, Matteo. Ma l'angolo ci potrebbe anche stare, a quello che mi sembra di vedere. Però anche qua c'è tanti tiri, no? C'è un pallin da 3 a metterla proprio dietro, che potrebbe Punto. fargli fare una bella rimonta. Io credo che alla fine sceglierà quello. Il pelo a scappar via, Eh sì, perché fallo di pallino lì ritorno. è grosso. E poi vedi? Si mette dietro benissimo. Vediamo se che porzione di sponda lunga vede Spadaro. La biglia di Martinelli è all'altezza tra il secondo e il terzo diamante. Io credo che l'unica sia l'accosto, passando all'interno del castello, sponda lunga e cercare la biglia. Sembra più orientato per le tre invece Spadaro. Ma le tre non ci sono. Deve alzare, cioè non... dovrebbe tirare di massé per fare le tre, mi sembra. Ho visto ci si era Cioè, ha puntato. guardato, ha dato un'occhiata, ma... Mi ha accosto lunga lunga, qualora si sbagli da prendere di prima. Certo, difficile alla fine prendere la miglior porzione possibile. Eh sì, si non è allontanano le andata due male perché la biglie. bilia era grossa, quindi insomma il fatto di prenderla era abbastanza prevedibile, Sì, c'erano tre biglie buone di. sì, la poteva prendere di due, di una, in tanti modi. Certo ha trovato una porzione favorevole perché qua Martinelli se li deve guadagnare sicuramente. E guarda cosa fa. Guarda cosa fa. 10 punti Un su giro questo a giro. passare il castello spettacolare. 49 a 49 pari. Buona l'uscita di Spadaro, che va Difende molto bene, sì. a cercarsi questa messa a occhiale. Ci riesce benissimo. Vediamo qui se andrà di due a scendere. Senza effetto, dici? Forse per... sì, perché la posizione del pallino cercherà di portare verso pallino da 3. Poteva avere anche a rinquartare di sponda lunga, Nicola. Però... Solamente che giocare ad effetto gli fa fare un po' meno strada, certo se l'ha presa scarsa, quindi la sua di strada l'ha fatta. preso un Se punto... come lo chiami te, il il punto peggiore. marcio. Il peggiore.
po' più scarsa, un po' più grossa, era buona. Adesso guarda, il primo set point ce l'ha Spadaro che può fare traversino e pallino da 4. Sì. Fa il traversino 6 punti, passa davanti a pallino, va a 55. A 55. E 55-49. Martinelli non ha la garuffa piena perché il pallino gli ostacola il naturale passaggio. Vediamo se giocherà senza effetto lo striscio di battuta. Passa all'interno del pallino. E qui secondo me non era corto, giustamente cercava di prenderla sul largo e la Certo. doveva diminuire di forza. Quindi più un errore di battuta, ma era più che comprensibile perché quel pallino faceva tanta ombra anche sullo striscio senza effetto. Giro di Spadaro che se fa rosso fa sul 7. Fa 8 8. punti e si va 1-1. Giocato splendidamente questo giro di chiusura da Spadaro. Eh sì, qua c'è stata una sfumatura sfavorevole a David, perché quella bile a scendere ha determinato proprio il set, no, Nicola? Eh sì, anche per chi l'avesse presa da pallino da 3 la sua biglia sarebbe Tanto rimasta. aveva 52 adesso, e Esatto. quindi Si metteva in chiusura. diverso sia per lui che per l'avversario. Esatto. Poi se avesse realizzato il pallino da 3 la sua biglia sarebbe rimasta molto più alta, Eh quasi sì. sulla mezzeria e affrontare un traversino, se si considera la posizione del pallino. Per Spadaro ci sarebbe stato più che una difficoltà. Alla Certo. fine fa su il secondo set Spadaro 1-1. Quindi totale equilibrio. Siamo al terzo set, che è quello davvero più importante quando soprattutto nei primi due set se ne aggiudica uno per parte. Questo è quello che sposta tutto l'equilibrio nell'incontro. Akita Spadaro adesso 2 a mo' di 3 in uscita per David Martinelli. O di una. Va di una. Qui non piglia una posizione Felice. felicissima. Sì, però la scelta mi piace di più anche a me. A volte si evita di scegliere di una in quelle posizioni, magari per la paura di fare un errore, no? Di due si va in bilia più facilmente, Certo. però di una c'è molta più salvezza. In quel tipo di angolazione, anche in Spalla. quella che ha giocato Spadaro nel set precedente sull'Akita di Martinelli, è andato di 2, non si è difeso e ha lasciato il filotto. Non so se ti ricordi, Sì, ha realizzato solo 5 punti Martinelli. anche lì di una sarebbe stato sicuramente meglio. Questo Spadaro non è che non lo sa, però scegliere di Sicuramente. andare di 2 per la sicurezza di prendere bile, insomma, una partita. Nelle partite corte un errore può La può determinare un compromettere. certo. Tanto Spadaro si era presentato dopo il non salvataggio di Martinelli con una bellissima sventaglina a incrociare. Il fatto di prima incrociare ne ha realizzati 13. Poi Martinelli non ha saputo sfruttare l'altra conclusione frontale che gli aveva concesso il gioco forza a Spadaro. E adesso il primo errore del torinese in questo terzo set. Gli vola davanti su questa uscita al volo dalla lunga di sinistra. Via libera per Martinelli, 13 a 2. Può rimettere subito a posto le cose il Pisano. Senza effetto giocherà tre passaggi, penso. 8 punti, non realizza il pallino da 4. Va molto vicino al pallino da 3 e ritorna molto vicino col pallino da 4. Gli è partito un filo d'effetto, Nicola. Proprio un filo. Che gli ha fatto aprire Eh sì. la Sì. traiettoria della biglia bianca e gli ha Si era permesso messo di vicino al girare dietro. castello proprio per ricreare la proporzione. Con la steccata più facile, cioè senza effetto. Qui di sponda palla Spadaro naturalmente o di pelo Matteo? Qua. Di sponda sicuramente. Forse voleva prendere
palla piena a lasciarle lì. Dici? Non so, una scelta non un poteva po'. rischiare il pelo perché rischiava di Ma il bere. pelo poi con tutto questo effetto Ti porta verso il castello. Sì, è se era un vero. pelo pelo beveva. Sì, è vero, è vero, Qua c'è è vero. un bel traversino, Un'occasione importante, deve dare la forza del eh sì. pallino. Quindi allarga troppo. E quindi passerà davanti a quel pallino a fare gli stretti per andare a finire dietro. Anche il rosso forse. Comunque Sì, di ben giocata però. sicuro il rosso avrebbe marcato pallino, probabilmente non sarebbe andato dietro. Però una buona conclusione lo stesso al momento che ha Sì. marcato sul castello Martinelli. 14 a 16, 1-1, terzo set. Desiste dalla conclusione di una passata di parabola. Spadaro va dalla lunga. Prende un pelo, scappa via qui. Molto molto fortunato Spadaro, va a prendersi in dote prima un pallino da 4 e poi una difesa centrale. Non penso che Martinelli la veda, siamo un po' al limite. No, no, Nicola. Garuffetta per David. Ci mette sotto la No, stecca la vede, la Matteo. vede. Ci La mette vede. sotto la stecca. Ha fatto la cosa difficile Martinelli, l'ha fatta rientrare troppo. Ah, sì. 6 punti, si porta presso il pallino con la sua ancora una volta, però questa volta rimane decisamente meglio di quando se l'è trascinato vicino alla buca. Però buona la conclusione del Pisano. Totale equilibrio 1-1, 20 pari. Dalla lunga. Cerca in finezza la biglia gialla, ma porta via prima pallino. Sì. Dolore abbastanza evidente. E alla fine gli ha marcato questo effetto buono che l'ha aiutato più ad andare verso il centro del biliardo anziché andare più Ah sì. verso la bilia. Sì, è un errore strano. Martinelli, 3 passate, 8 punti in difesa centrale. Un altro giocatore gioca spesso le tre passate, vediamo se riesce a trovarlo. Io ce l'ho bene in mente perché secondo me Mi devi dare qualche indizio però. indizio. Toscano? Gli indizi sarebbero troppo facili perché è un giocatore non italiano, Non quindi. italiano, quindi è sicuramente un argentino. Esatto. Ed è Nestor Gomez. Lopez. Lopez gioca i tre passaggi quasi sempre Splendidamente. all'italiana, stupendamente, sì. Eh sì, non l'avevo davvero in mente, anche perché non è che abbiamo commentato mai tante partite di Lopez ultimamente, quindi non l'ho neanche seguito molto nello streaming che ha il Palabiliardo Ha un Raw. Il Martinelli modo ancora sul filotto di prima. di portare il gioco all'italiana spettacolare, anche molto simile secondo me a quello di David e anche diciamo all'italiana che piace a me, cioè alla tipologia di italiana che piace a me. Secondo te ha preso qualcosa dal periodo in cui Carlo è stato a Milano? Ma Cioè, io quelle tre passate l'aveva anche prima, anche secondo prima, te l'aveva anche prima? sì. Secondo me a 5 birilli è un gioco molto bello e l'ha sempre avuto, almeno da quando l'ho visto io. Poi sai, la vicinanza di Carlo forse può avergli fatto cambiare altre cose. I tre passaggi gliel'ho sempre visti giocare. Qui la sceglie molto probabilmente di una passata Martinelli. Ah sì. Qui non ha agganciato bene d'effetto per aprirla. E qui l'errore che non si doveva fare è farla stretta, più volentieri larga. Vediamo se decide anche lui per le tre, per un passaggio oppure se decide di tirare il pallino di ritorno lunga lunga. Una posizione. Deve valutare bene, si trova dietro 9 punti Spadaro.
Qui ce n'è tanti. Quinne fa 12. 12 di castello. Gli passa davanti al Sì, pallino. mi sembra che non l'abbia fatto, però sono sicuro. 47 a 44. Certo, l'ha pagata cara davvero L'ha questa. fatto anche Fatto pallino, 16 punti. Eh anche pallino? sì. Cioè, ma è andata 51? È costato il Eh sì, massimo a Martinelli. più di così non si poteva fare. Sì, nel frattempo ho sentito il direttore di gara che chiamava la partita sullo streaming del canale 2. Se volete potete seguire anche quell'incontro tra Rossano Torre e il dottore Silvano Cicuti, il biologo ormai da qualche anno in pensione, che è venuto qua, l'ho visto oggi con la splendida figlia al seguito. 55-48, vediamo Nicola se ha l'ingresso per il gancio, David. Mi Da sembra qua dura, non si mi sembra vede. dura anche a vederla dal vivo, Matteo, mi sembra dura questo ingresso. Vediamola dall'alto, Vincenzo, se riusciamo a capire se ha. Anche perché, guarda, la posizione del pallino lì Mi ci sa che può non c'è. Eh dare, ci dà indicazioni di che sì. stacca a mezza biglia. Quindi Martinelli, secondo me, dovrà giocare di sponda biglia, fare un pallino da 3 e venire nel quadrato superiore con la sua, o se no, inventarsi qualcos'altro. Vediamo. Non saprei. Alla fine gioca dalla grossa, cerca una parificazione sulla lunga. Ma ho cercato di scavare questa entrata della buona sul pallino. Ma io no, penso abbia giocato la parificazione sulla lunga, sì. Qui va a giocarsi il pallino da 4, ma se mette Spadaro ci pianta sotto la stecca. Sai, sicuramente ha scelto 55-51. di portarsi a 51 e dare che gioca, ma è Molto indeciso. indeciso, è indeciso, cioè fra. Ha tante scelte a disposizione. Non ho capito se ha chiamato l'extra time, ma presumo proprio di sì perché siamo anche a 7 secondi. Non penso che va a giocarsela sul filo della. Sì, ha chiamato l'extra time. È scelta fondamentale nell'economia di tutto il match per. Sceglie filotte. Il filotto, vediamo se riesce a farlo di terza. Rientra ma non a sufficienza. Lascia la chiusura, ecco. Lascia la chiusura a Martinelli. Vediamola dall'alto perché Martinelli molto probabilmente ci può oscurare poi la telecamera. 9 a chiudere, quindi deve fare 10 Martinelli in questo caso. Qualche sviluppo con quel pallino, Matteo? Ce lo vedi? Sulle No, sinceramente 4 forte, no. È stata la sventaglina. Realizza 2. Siamo al limite. lascia. Lascia Nicola, ce l'ha. Sicuramente all'angolo. Una porzione la vede, bisogna vedere se gioca all'angolo o se gioca allo sfaccio. Gioca all'angolo. Angolo e pallino da 4, forse, Matteo. Forse sì. Padare a Oppure solo pallino da 57. 4. E lo fa anche. Questo giocato così diventava davvero grosso. Eh Ha sì. giocato davvero in maniera magistrale. Spadaro che fa su il terzo set, quindi da 0 a 1. Va 2 a 1 a Spadaro. Vediamo se il campione pisano saprà riprendersi. Peccato perché Martinelli parte sempre molto bene e poi dopo sia per qualche merito di Spadaro, sia qualche piccolo errore, poi
Poi Spadaro si rifà sempre sotto. È stato un po' quello che è successo in tutte e tre i set. Nel primo set ce l'ha fatta poi arrivare prima lui a 60, ma nei successivi, alla fine tutti i set combattuti. Poi l'ha spuntata nel secondo e nel terzo, sempre Spadaro 2-1 quindi per lui. Vedi, 2 a mo' di 3. Più o meno la posizione era molto simile a quella di prima. È che qui per trovare questo salvataggio bisogna aumentare tanto la forza. Aumentare, però dipende quale lato prendi. Sì, non di sicuro, prenderla così. Sfaccio per Martinelli, raddrizzata per Martinelli. Aumentare o diminuire. Quindi c'è Sì. poca porzione di bilia Sì, per per esempio salvarsi. Carlo ti direbbe se proprio è da aumentarla. Lo so, però. Sulle forze 2 a mo' di 3 a te ti bacchetta ancora. Come si dice in Toscana tanto, eh? Sì. Com'era quell'aneddoto? Ah, le tue forze sul Duomo di 3? Si mise a ridere, lo so, sì. No, se ti può consolare, mi Stretta. raccontava sempre l'aneddoto di quando Nocerino era all'apice quasi della sua carriera e Carlo tutti i giorni gli diceva che di calcio era scarso, sicché ti puoi Sì, consolare, sì, sì. insomma. Traversino per Martinelli. Va a cercarsi anche il pallino da 4. Sì, troppo retro ha trovato. Eh sì, troppo. In Toscana si dice troppo gas. È passato, gli ha sfilato davanti al No, in pallino. Toscana si dice troppo retro. Poi magari te Anche dove, gas. dove abiti, Nicola? Fucecchio? Fucecchio, Ecco, a zona Empolese, Fucecchio. bassa marea, frequentata tanti anni con Giachetti. A Fucecchio si dice troppo Anche gas. Giachetti dice troppo gas, eh? Ma infatti Giachetti è di dove? Di Empoli, La diciamo. Strassigna. Sì, ma è un empolese Si è lavorati adottato, per diciamo, dai. tanti anni a Empoli. Girone stretto per Spadaro, che non diminuisce lo svantaggio. Buona la partenza del Pisano che ha preso due filotti di vantaggio. E può giocare anche questo giro angolo, Matteo. Giro. Gioca giro, questo è quasi la fotocopia e qui fa un altro capolavoro. 10 punti, è la fotocopia di quello che ha giocato nel secondo set e si era messo 49 pari, se tu ti Sì, ricordi, nel sì, sì. quadrato opposto. Bellissimo, questa Quello di conclusione prima era era più difficile. difficile Mamma di mia. Eh questo. sì. Però anche questo non era affatto semplice marcare 10. No, È no, partito certo, alla servito grande. alla perfezione, sì. Partito alla grande in questo terzo set, in questo quarto set, Martinelli 26-0 e può ancora prolungare il suo vantaggio adesso se riesce a giocare bene questo giro. Pure gioca lo striscio, Matteo. Gioca lo Striscio, striscio. sì. Gioca la misura della bianca e lo gioca Ottimo. molto bene. Mi è venuto in mente anche un altro termine per chiamare il retro oppure il Esagerato, troppo gas, come dici. Sì, lo storno. Non so troppo se. storno, sì. Invece. Non so se si usa anche in altre regioni, Lo oltre a chiamano quella della molto Toscana. i pratesi. I pratesi lo chiamano quasi tutti storno. Pratese Doc che lo chiama di storno non so se ci sta seguendo, lo salutiamo Sauro Guarducci. Eh beh, di sicuro. Per lui è lo storno, sicuramente. Gira a rimanere sulle lunghe per Martinelli. Un patto non bello anche questo, Sì, secondo anche me, Nicola. perché Martinelli mano sul panno con questa No, no. distanza non lo può sbagliare di così tanto. Patto non bello. Però è a metà del percorso che deve fare per aggiudicarsi il quarto set e allungare l'incontro alla bella. Ottimo questo giro di Spadaro che si sblocca. Sono i primi punti per lui in questo quarto set. Qui una posizione difficile da Brutta. interpretare Eh sì. per Martinelli.
Non mi stupirei se Alla fine deve andare giocasse di una. Vediamo se a tenere. Credo a tenere. sulla grossa. Sì. La prende all'incontrario. Forse ha giocato proprio di sfaccio, L'ha giocata proprio di sfascio, dici? no? Lì. Non ha Cioè. giocato a cambiare la palla grossa, a cambiare quadrati? Non lo so. Perché anche lì, beh, ci vogliono due forze diverse, no? Tra la pila grossa, cambiare quadrati. Forse era un po' timida, dici, per giocarla dalla grossa. Secondo me sì. Lo sfrutta bene Spadaro, 11 punti. Interpone questo pallino sul traversino di prima. Non gli va mica tanto tanto male. Andate a vederselo questo passaggio, Martinelli, per vedere se ha il passaggio sul largo del castello. Sì. Bello. Alla fine guarda cosa ricava, ricava il rosso solo. Io ho avuto anche la fortuna di essere in direzione, è passato tanto vicino al pallino. Ho realizzato il rosso solo. Diciamo ha fatto quello che ha pensato e quello che ha visto. Che poi alla fine è l'essenza del biliardo, perché è la soddisfazione più grande, no? Pensare Esatto. un disegno e realizzarlo. Perfettamente come ha fatto lui. Certo. 40-15, adesso un'altra occasione per Martinelli per prendere ancora più in largo. Traversino d'effetto rovescio, molto simile a quello che aveva giocato Spadaro. Qui sicuramente lo giocava con la scarsa perché il pallino gli preclude il fatto di giocarlo dalla grossa. E direi che lo gioca veramente, veramente bene David Martinelli. Si invola verso questa bella 31 punti di vantaggio, 46-15. Padre non ha avuto molte occasioni in questo set. Vediamo se si salva mettendo la sua biglia molto vicina all'intersezione delle sponde. Sceglierà uno spondapalla molto probabilmente Martinelli. No, no, ci tira. No, questa non me l'aspettavo come scelta. Questo filotto di seconda giustamente sbagliato sul largo perché aveva anche questo pallino che gli allargava lo specchio del castello. Poi Caruffa per Spadaro. Intanto guardiamo dai risultati di gestione CS. Ah, guarda, arriva un messaggio dal mio socio che guarda, non importa neanche che vada a vedere adesso direttamente il suo risultato su gestione CS. Mi scrive buona la prima, quindi si è aggiudicato il primo incontro Ma chi contro nasce bene? Ah, il Nascimbene. socio. Sì, il mio socio Gianluca Nascimbene che ha vinto il primo incontro contro Giuseppe Nicotina, che è amico fraterno proprio di colui che sta tirando adesso, di Paolo Spadaro. Penso che siano dello stesso paese addirittura. Ah sì? Quindi dovrò continuare solo al commento per adesso. Solo, ci sono io, Nicola. Puoi sostituire degnamente il mio socio te per No, tutto il no, ora tutto giorno, il giorno mi sembra un po' eccessivo, però diciamo c'ho un'autonomia di un'altra mezz'oretta ma dai, ora tranquillamente, questa va sì. alla bella, magari ci facciamo un altro incontro insieme, Vediamo, Matteo. dai. 53 nel frattempo per Martinelli da 15. Spadaro non riesce ad aprire a sufficienza di terza passata questo raddrizzo. 53-17 questa per Spadaro, è veramente molto dura. L'uomo di 3 per
alla fine questa tabella mi fa piacere, nel senso che sono due giocatori che mi dispiace per entrambi l'eliminazione, quindi Sì, è bene che se la se la giochino alla giochiamo alla bella. bella, è giusto così, dai. Guarda, intanto cerchiamo di inquadrare, guarda, quella che ti avevo detto prima. Adesso nel frattempo la chiusura per Martinelli per questo quarto set. Quindi 2-2 e si va alla bella. Acchiterà il titolare della biglia bianca, che è Spadaro. Ecco, qui è inquadrata la figlia di Silvano Cicuti, quella che ti avevo detto, la sua splendida figlia. Vincenzo, sarei contento che te l'ho scovata nel pubblico. Quindi 2-2. Sono al primo set invece. Iniziata da poco, iniziata in questo istante la sfida proprio appunto del padre della ragazza che era inquadrata prima, Silvano Cicuti, che se la vedrà contro il partenopeo Rossano Torre. Lachito Spadaro. Sempre l'acchito argentino che piace tanto anche a te, Matteo. Eh sì, però qua lascia l'uomo di tre. Qui, infatti, la posizione ideale sarebbe metterla attaccata quasi al Sì, primo diamante esatto. della corta. Qui scaverà l'ingresso Martinelli perché ha posto, diminuendo l'effetto, non arrivandoci con tanto effetto, perché se l'angolo di entrata si riduce, direi che lo scava benissimo questo ingresso. Sì. Anche troppo bene, guarda. Che momentaneamente lascia qualcosa di frontale. Vediamola dall'alto. Non so se ha la posizione dell'angolo, se no giocherà un pelo di biglia a scappare, Spadaro. Giocherà un pelo a scappare. Andare sotto pallino al Molto limite bene di la giocata. fianco. Un capolavoro difensivo per Spadaro. Si mette sotto a pallino, difesa centrale. Sì. Ottima la misura. Una bella tutta da gustare. Che Martinelli. Martinelli se la va a guardare di 2 a mo' di 3, mi sembra, Matteo. Eh sì, con Andiamo il a guardare pallino a l'uomo di 3 per proteggere. stare interessare sul pallino da 4, Sì. chiaramente. Questo è Quindi la l'errore che si fa prende. quasi sempre. Eh sì, Sono anche. angolazioni che ingannano. Non sono facili da leggere perché Sì. la giochi di tutto giro. Non è una conclusione neanche che si tira molto, quindi Certo. è quella la difficoltà. Striscio per Spadaro sul largo, non realizza nessun punto. Quindi siamo ancora ai blocchi di partenza per entrambi. Bricolla per Martinelli. Aumenta la forza per andarsi a cercare questa difesa centrale. Si mette di fianco al pallino. Garuffa adesso per Spadaro. Che qualora centrasse il filotto qui avrebbe davvero tanto male a Martinelli. Sta sullo stretto. È corto, eh. Rimane corto, sì. Traversata per Martinelli. Passaggi. Sembra veloce però, eh.
forse, ma Veloce o scarsa, perché può darsi anche che abbia giocato il filotto di seconda. sì, l'ha fatto di prima. Lascia questo traversino di calcio in risposta a Martinez, a Spadaro, che può subito replicare con questo traversino di calcio. Fa 6 punti. Poteva fare ancora più male, perché poteva lasciare la sua biglia ancora più sulla mezzeria del biliardo. Alla fine lascia questo 3 sponde sul largo per Martinelli, che tira quasi un sospiro. Sospiro di sollievo. Sembra larga, è questo. La tocca. Due punti per Martinelli. E tre sponde sul quadrato opposto per Spadaro. Qui prende la miglior porzione che poteva prendere, Eh sì, trova la divisione. difensivamente parlando, eh. Eh sì. Trova una divisione che fa male. 5 birilli ci si salva male qua. Poi lascia proprio la sua biglia praticamente a metà tra i birilli e la sponda lunga, quindi in mare aperto. Si sta sul pieno e da una parte si spera, ma È perfetta però. Martinelli passa, si meritava addirittura il pallino da Si 4, meritava qualcosa perché l'ha preso il lato perché l'ha presa giusto. veramente bene, sì. Sì. O un birillo o un pallino se lo meritava sicuramente qui il Pisano, che conserva ancora 4 punti di vantaggio. Schiaffo dalla corta per Spadaro, che qui entra poco, si sposta con la sua biglia e a sua volta lascia un altro schiaffo dalla corta, questa volta passando all'esterno del castello anziché internamente come ha fatto Spadaro. Molto più comune questa conclusione. Su Biliardonovo si tende sempre a entrare molto su questa conclusione. Vediamo se Martinelli saprà addormentare bene la sua biglia in buca. Infatti entra tanto, come abbastanza prassi, Certo. Matteo, su questo tiro. È rimasto anche corto. Alla fine non ha trovato una buona distribuzione delle forze e Spadaro ci mette sotto la stecca per questa conclusione frontale. 6 punti. Sventaglina, 6 punti, ma non riquadra Spadaro. A 10 il punteggio. Martinelli sul filotto di prima evita anche il rimpallo, non trova il pallino da 3 che lo sposta. Vediamo se saprà tornare subito sotto il castello. Forse siamo al limite, non so se ha lo spondapalla, Eh penso di sì, sì. Matteo, al limite. Credo anch'io che ci sia, però non sono proprio. No, c'è. 20-12 il Non punteggio. c'è Nicola. Penso proprio di sì, a stecca bassa, punta tanto effetto a sinistra. Non entra, perché trova questo rimpallo. Vediamola dall'alto per vedere se Martinelli ha a disposizione qualcosa di frontale. Se il girone potrebbe batterlo, ma non so se ha la biglia piena. Forse un angolo. Biglia piena non la vede. Schiaffo. Schiaffettino.
Difesa centrale per Martinelli, adesso Garuffa per Spadaro. Difende bene Spadaro. Adesso Garuffa per Martinelli. Deve passare vicinissimo al birillo. Sta sullo stretto. Forse prende la peggior porzione. Quella, penso che sia rimasta in difesa. Però ha una bricolla. Spadaro. Sullo stretto Spadaro che porta a casa un birillo, forse il migliore in questo caso, Matteo. È il birillo che fa male, sì. Che trova un'ottima difesa centrale. Si porta a casa anche 2 punti, 20 a 14. Adesso Martinelli forse andrà direttamente dalla lunga. Punto Sì. medio, la conclusione più umile. Per toccare Biglia. Una tira forte per andare a pallino da 4. Non lo so, è una scelta. Sì, adesso lo so, Nick. Fine trova il pallino da 3. Secondo me è anche un po' premiato perché l'ha presa pienissima L'ha questa presa Biglia. bene, dai. L'ha presa sana, diciamo. Trova un Porta a tre non casa si 3 punti. mette neanche malissimo, insomma, perché Spadaro si deve guadagnare questo striscio. Lo fa stretto questo striscio e anche corto. E adesso Sì. Martinelli batterà un giro a stopparsi lì. Penso che vada a cercare avventure. Oh, che dici No, Matteo? Gioca andare al sicuramente, anche centro? per la posizione del pallino. Qualora dovesse fare È un stretto pelo andrebbe a stretto. marcarselo questo pallino. Addio. Gli Guarda, passa a fianco e non lo realizza. ha trovato un bel neutro, sì. Spadaro la vede, però il pallino forse lo difende sulla conclusione di sfaccio. Infatti gioca il giro di scambio Spadaro. Molto 4 bella, punti, questo è un capolavoro di bravo. Spadaro. Si mette subito dietro al pallino, difesa centrale, ottima la conclusione del torinese. Ti ha fatto pagare l'errore in maniera perfetta, direi. Guarda un po' chi c'è a seguire le sorti di Paolo Spadaro, c'è anche Andrea Quarta che è inquadrato dalle nostre telecamere adesso. Martinelli al tiro, va di Garuffa, andiamo sul biliardo Vincenzo, che sono gli ultimi tiri. Prende un pelo di biglia Martinelli e si salva. Situazione complicata, ne viene fuori bene il Pisano. 23 a 18. Seconda palla di Spadaro. Prudenzialmente sul largo. Ricolla adesso per Martinelli, trovato una buona misura per tornare in difesa. Martinelli avanti 5, siamo alla bella. Ottimo
Esce però una posizione brutta, è questo. Sì, anche se la dovesse vedere, questa non è una bella posizione. Forse non so se gioca il giro rovesciato, è dura. No, poi c'è il pallino. O un 3 oppure un calcio ad entrare anche. Ad Di andare a effetto 4, dai. buono, capolavoro di Spadaro, realizza il massimo 12 punti. Che Eh sì, ha cercato bravo, la che marca bravo sulla grossa Spadaro. e l'ha trovata nel migliore dei modi. 30-23, impatta pieno il pallino, però Martinelli ha subito la possibilità di replicare. Non riesce a incandelarla sul filotto, prende il rimpallo pieno. La via di Spadaro ripassa vicino al castello, ma non ne realizza altri di Birilli, solo 4 per Martinelli. 30-27. Adesso il mancino, di origine siciliana, può allungare 3 punti, occasione d'oro per lui. E non lascia per strada il filotto anche se trova il rimpallo, che non gli preclude niente da un punto di vista di realizzazione. 8 punti per lui. E ti dirò, questo rimpallo non è che gli Che sia sia andata poi male. così male a Ah, sì. Spadaro. Ne ha badato qui a giocare una biglia sola, eh. È scappato un pelo troppo taglio, ha trovato. Faccio per Martinelli che realizza 2 punti, passa di fianco al pallino da una parte e di terza passata passa dall'altra. Però forse ti dirò che è Meglio stato così. meglio per Eh Martinelli sì. non realizzarlo, perché trova questa interferenza. 2 punti, 38-29. Seconda palla per Spadaro, delicatissimo. Di tanto effetto deve diminuire la forza. Chiede l'extra time, Spadaro. L'extra time. Sponda palla è delicato, perché se entra troppo con la sua Ma trova la corta. poi dopo non è facile, perché se fossero sulla solita linea, ma mi sa che sulla solita linea non sono. Troveresti meglio il punto di riferimento, che Scende sarebbe il Dommo a punto D3. medio. Vediamola dall'alto, perché Martinelli ci ostacola la visuale della biglia, della sua biglia. Che La trova bene Nicola. Disfaccio bella trova. uscita questa di Paolo. Una difesa perfetta, sì. Manda stecca alta Martinelli. Capolavoro difensivo al momento giusto. Si è guardata benissimo questa Paolo. Adesso Martinelli decide di andarci dalla corta. Quindi parabola, vortice con l'effetto a destra. Non prende una bellissima porzione, anzi. Qua Spadaro ha l'occasione di. Di metterci un bel vantaggio, Sì. di portarsi vicino alla quota 50 e mettere un bel vantaggio. Lo fa stretto, questo Sai, qua poteva giocare anche io la pen... forza della sponda corta di mezzo colpo eh sì, a ed fare anche il 4. addormentarla. Che così comunque il castello si può saltare, invece nell'altro modo Sì, poi qui è un po' più giochi due facile. biglie, anche in quell'altro modo giochi due biglie, ma essenzialmente Ti ti concentri su una, faciliti certo. molto la biglia buona sul castello, cioè il giro diventa molto più grosso. Eh sì, qui però è un brutto pallino di Martinelli. Qui Martinelli lo prende proprio pieno per lasciare questo traversino, Eh sì. che lo può giocare di stretta di prima, mi sembra, Spadaro. Un po' disfaccio. No, no, Stretta. tira di prima addirittura, guarda, il pallino gli porta andato un altro birillo, sono 13, sono Sì. Pesantissimi, veramente tanti. 5 sì. 51,
31-32. La biglia di Spadaro stacca la sponda, però guarda dove si è messo anche questo pallino. Si è messo in protezione del castello. E qui Martinelli deve sperare anche in qualcosa di fortunato in questo impatto col pallino. Qualora dovesse prendere di prima, guarda che conclusione, tira fuori Martinelli, Bella. 10 punti sotto sponda. Capolavoro di Martinelli al momento giusto. Scambia il rimpallo di pochissimo. Trova il filotto di terza. 51-42. Bellissima questa. Eh Cosa ha tirato fuori in questa situazione sì. Martinelli? Poi ha lasciato una posizione a Spadaro non bella, Allora lo striscio mi sembra giochi anche lui uno sfaccio. può Andiamo giocare. dall'altra inquadratura per vedere se capiamo. Di due Gioca sponde un ricciolo. probabilmente. Eh sì. Giocherà all'entrata perché questo pallino lo porta dentro il castello, qua lo All'arco, faccia sì. largo. Pallino allargava il castello Eh tantissimo. sì, poteva fare scacco matto sul colpo. 2 punti. Molto lucido Spadaro, ha tenuto giù la stecca, ha Certo. subito un 10 che era difficile subire e ha avuto la forza di non forzare il gioco. Cinquantatré-quarantadue, 3 sponde di calcio. Questo pallino potrebbe giocare anche a Martinelli. Capolavoro difensivo di Sì. Martinelli. Libilia in linea sulla mezzeria del tavolo. Al volo di 2. 53-42 per Spadaro. Però lampatta piena, passa vicino al pallino da 4, passa vicino al pallino da 3. Le biglie rimangono nel medesimo 40 ed occasione frontale per Martinelli. Vediamola dall'alto, Vincenzo, perché Martinelli ci può oscurare la visuale. Qui Matteo la gioca di seconda. Qui sì, È abbastanza seconda, scritto. sul Ha tirato su pallino, direttamente sul pallino. Ne sul fa pallino. 13 Martinelli, si mette 55 a 53. Che finale! Sparato Sì, ha sul pallino. Il pallino era tanto vicino al castello. trovato il massimo, però adesso ha lasciato anche la chiusura a Spadaro, che comunque, nonostante il pallino da 4 abbastanza fatto, deve trovare due birilli, quindi è da fare sicuramente. Anche poi quel pallino lo può spostare nel mezzo, evitare di fare una passata in meno. Spadaro Vedi? gioca sventaglina, 6 punti. 6 punti, si mette a 59-55. Finale veramente, Due birilli sono siamo due al birilli. dramma. Non Martinelli a 55, gli manca 5, quindi deve marcare il rosso Martinelli. Forse è il peggior punteggio che ci si può Eh mettere in chiusura. sì. Tieni, vediamo al giro di scambio. Vediamo se il rosso c'è. Il C'è. rosso c'è e Bello. Martinelli chiude 8 punti, quindi Spadaro perde a 59, una partita che, Brutta, mamma mia, è sicuramente da stata perdere. veramente emozionantissima. Alla fine non si meritava, uno dei due doveva per forza perdere, però onore a entrambi perché ci hanno regalato veramente, veramente un bello spettacolo. Eh sì, bella chiusura di David. Quindi andiamo Giro. ai saluti solo momentanei. Vediamo Martinelli, che è andato vicino alla moglie Nicole, si è complimentato con lui. Questa
Quindi davvero una bellissima partita, quindi 3-2, 3-2 per David Martinelli che alla fine l'ha spuntata con un po' di fortuna, però davvero brava entrambi perché ci hanno regalato un bello spettacolo. Frattempo noi Matteo, allora io momentaneamente ti ringrazio, ti aspetto un'altra volta al Ma di commento niente, se figurati. vorrai tornare da noi, quindi io vi do appuntamento per il prossimo incontro, non so, penso che la direzione di gara ci affidi la partita di Fabio Cavazzana, però non sono sicuro, quindi però voi rimanete collegati con noi, adesso spostatevi sul canale 2 dove è in corso la partita tra Silvano Scicuti e Rossano Torre, quindi vi do appuntamento sul canale 1 per la prossima partita sempre commentata.